Ora tutte le volte che seleziono il salvataggio per iniziare la partita di oggi, avevo sempre paura di selezionare il salvataggio sbagliato. Comunque questi sono i dettagli. Ciao! Ciao ragazzi, ragazzi, sono già stato su Chiedo Mazz, Chain of Memories, già mi sto assordando le orecchie con il volume della televisione, però so che forse voi fra un po' non sentite niente, quindi vedrò di resistere quei tipi. L'ultima volta, ragazzi, avevamo iniziato la modalità Reverse barra Rebirth, cioè la modalità in cui giochiamo con Riku, perché nel castello dell'oblio, oltre a Sora, ci ha finito dentro anche Riku, non si sa perché, perché siamo stati teletrasportati da qualcuno, e la prima cosa in particolare l'abbiamo della modalità Riku, l'abbiamo già notata molto bene nei scorsi 4 episodi precedenti, che sono stati i primi che abbiamo registrato. Prima di tutto in questa modalità, oltre, vabbè, ovviamente giocherò con Riku, non l'avreste mai detto, ma poi ci siamo un po' limitati nell'utilizzare le carte, perché possiamo giocare soltanto con le carte, col mazzo che ci dà il gioco preselezionato, e man mano che andiamo avanti nella storia il mazzo cambia. Poi con l'alleato vedete che abbiamo il re Topolino che fa 50.000 cose quando lo evochi. Inoltre, cos'è che volevo dire? Ah sì, inoltre ci sono varie modalità nuove durante i combattimenti. Ci sono i famosi duelli, che se blocchi tutte le carte e il nemico entro 8 secondi fai la combo figa, che mi è bastato un episodio per passare ad odiare questa meccanica, ad amarla. Cioè, è bastato un episodio per farmi cambiare completamente idea su questa modalità, tranne quando i nemici evocano carte che sono impossibili da bloccare perché magari nel mazzo non ce l'ho, ma quelli sono dettagli. Comunque, per chi non avesse visto gli scorsi episodi, avevamo già completato ben 3 piani, perché questa modalità è fatta in modo che venisse fatta in modo di durare meno rispetto alla modalità di Sora. Perché è così? Tutto perché sarebbe noioso giocare il gioco come lunghissimo, come abbiamo già fatto con Sora. In secondo luogo, perché hanno usato la scusa del il cuore di Riku è vuoto, c'è solamente l'oscurità del residuo di Ansem dentro di sé, quindi quando entriamo in un piano generando un mondo, un'illusione di un ricordo di Riku con una carta mondo, dentro il mondo troviamo solamente Atres e Boss, basta, quindi le cose negative per l'appunto che Riku si ricorda di quel mondo, le cose positive manco per il cavolo. Ok, per cosa? Quindi, oggi ho intenzione di registrare altri 4 episodi, non so quanto fin dove arriveremo, ma a questo punto penso che arriveremo almeno 7° piano interrato, perché vi ricordo che con Riku siamo nei sotterranei del castello, quindi noi rispetto a Sora vediamo invece che i numeri salire dei piani, vediamo i numeri scendere, però è come se fossimo adesso all'entrata del 4° piano della modalità Riku. Poi l'ultima cosa che perciò leggiamo i numeri che scendono, ma in realtà stiamo salendo su fisicamente perché siamo nei piani integrati. L'ultima cosa che è successa nello scorso episodio, poi andiamo avanti, vi dico brevemente cosa ho fatto off camera. L'ultima cosa che è successa è che abbiamo avuto uno scontro con Vexen, proprio quel simpaticissimo nessuno con lo scudo, ecco, proprio lui, che è venuto semplicemente per affrontare Riku, perché dopo che Jackson e Laxeus, nuovi nessuno che sono apparsi qui nella modalità Riku, hanno scoperto, hanno tracciato, hanno tipo percepito, soprattutto Jackson, la presenza di Riku nel castello, Vexen si è interessato ancora di più, se Vexen si è interessato alla potenza, al potere di Riku, perché all'inizio Jackson l'aveva scambiato per il suo dono, l'aveva scambiato per quello del superiore, che è superiore ai di questi nessuno, che abbiamo già visto tipo di sfuggita alla fine della storia di Sora incappucciato tra tante altre figure incappucciate, ma questi sono dettagli. Una cosa sicura che dobbiamo sapere, è che dovete sapere, se non avete visto lo scorso episodio, è che Vex è curioso di scoprire il curioso del potere di Rincuriosito dal potere di Riku, è venuto a sfidarlo in un combattimento, per l'appunto, come vi ho già detto, e dopo il combattimento ha detto: "Guarda, questi sì che sono stati questo combattimento, ho potuto ricavare dei dati preziosissimi", e poi se n'è andato. Quindi semplicemente è venuto per raccogliere i dati che gli servivano per poi generare quel falso Riku che poi si è ritrovato nella sua modalità storia. Ora,
Pensiamo a proseguire. Ci rimangono ancora due carte in modo da giocarci: l'isola che non c'è e la città di mezzo. Quella che mi è capitata in mano per prima è l'isola che non c'è. Quindi andiamo all'isola che non c'è. Vediamo già di completare questo episodio. Visto che, come vi ho già detto, nei mondi Disney ci sono soltanto i boss nella modalità Riku. Ecco, vedete, chiave del principio, non ci sono neanche filmati, c'è subito la mazza, subito noi che siamo dentro al mondo e noi che dobbiamo uscire. Ora, vado, do subito un'occhiata al mazzo perché nello scorso episodio avevo detto che avrei preso la fissa di guardare il mazzo sempre quando entro in un nuovo piano, perché ogni volta che entro in un nuovo mondo cambia piano e puntualmente non ho ancora preso la fissa. Comunque, ah sì, una cosa che ho fatto off camera, semplicemente sono salita di livello, non ho cambiato il mazzo perché non si può fare, come vi ho già detto inizio puntata, però sono salita di livello e ho potenziato, sono salita fino a livello 20 come vi avevo promesso, e ho potenziato soltanto e solo e soltanto i punti vita, che come vedete sono saliti, tipo adesso fanno un semicerchio, ecco, detto in parole povere. Ora, porca vacca, io voglio colpire gli shadow, ragazzi, avete rotto i coglioni nel bloccarmi con queste carte. Questi shadow, ragazzi, io li voglio far fuori per primi, e puntualmente cosa fanno? Continuano sempre a stare a stare a piatti come delle seppie. Non so se le seppie sono piatto, comunque sicuramente mi sono confusa con un altro pesce. Comunque, insomma, quel pesce che sta piatto, quel pesce piatto che sta nascosto sotto la sabbia, ecco lui. Mi stavo riferendo a lui. Prima che stavo dicendo, prima che lo Shadow mi interrompesse, sono salito di livello fino a livello 20 come avevo promesso, e ho potenziato solamente i punti vita e ora ho 230 punti vita, che corrispondono graficamente, come vedete, a un mezzo cerchio circa, e si va a cagare. Odio quando si giocano nei duelli, ragazzi, le carte da 9, perché sono veramente impossibili da bloccare. Solo con le 9 o con le 0 le blocchi. Puntualmente le mazze che mi danno le 9 e le 0 sono 3 massimo. Proprio sommate in totale, vedevo. E fammi giocare. E vabbè. In tutto questo non ho ancora dato un'occhiata al mazzo. Io nel mentre che parlavo mi sono. Stavo, nel mentre che dicevo che sono salita di livello. Sti qua mi hanno rotto le palle già due volte oggi. E basta, levati. Raga, quanto mi danno fastidio questi pirati. Dio santo, non vedo l'ora di finire già questo mondo. Mi stanno sulle palle in una maniera incredibile. Vabbè, aspettate un attimo, devo dare un'occhiata al mio fottuto mazzo. Allora, vediamo, c'ho solamente 19 carte. E vediamo, c'ho come carte nemico, vediamo. C'ho la carta del pirata che cambia valore tutte le carte in 0 e dura una ricarica. Poi la parassi di gabbia che è sempre la carta del nemico ma dura un uso soltanto. Poi la Jafar che impediva ai nemici di fermare i miei attacchi ma dura solo 20 attacchi. Poi me la figa drago che è quello che mi rallenta, porca vacca. È la carta che mi dà più fastidio in assoluto, la carta di Malefica, ragazzi. Vediamo subito di. Voglio dare un'occhiata sinceramente al mappamondo, però siamo già. Allora, il boss è due stanze più avanti. Vediamo subito di raggiungerlo e di sperare di non morire la prossima stanza. Mi gioco un buio dormiente così. Ecco, allora, adesso. Adesso voglio fare una cosa, voglio menare tutta sta bella gente che ho evocato, però prima andiamo subito a mettere la teca sospirata qui, prima della stanza boss, perché c'è solo una stanza dorata, quindi è senz'altro la stanza del boss che poi ci permetterà di aprire l'ultima, che poi una volta sconfitto aprirà automaticamente l'ultima porta del piano, che ci permetterà quindi di uscire da qui. Ora, ecco. Prima di far fuori tutta quella bella gente che ho evocato nel buio dormiente, nella stanza buio dormiente, vedo un attimo di salvare così recupero anche tutta la vita, mannaggia i pirati comunque. E poi vengo qui a fare incetta di punta esperienza, vai. Primo scontro. Poi ragazzi, oggi ho intenzione, quando salirò di livello, di potenziarmi soltanto i punti d'attacco. Perlomeno finché il gioco me lo permetterà. Adesso faccio un po' di combo.
faccio, sì. Madonna, raga, all'ultimo. Veramente, raga, quanto ho vinto? Quando mancava un nanosecondo? Boh, non lo so, in ogni caso ho vinto. Ok. Vai. La Dark Ball. Ragazzi, piantatela però di stare in alto, non vi prendo se no. A posto? E vabbè, altri. Ovviamente i pirati. Vai! No, vabbè, volevo fare attacchi combo, ma... E vai, subito, vai, impulso scuro, vediamo. Che è tipo impulso però più figo. Ok, cos'è cambiato da impulso normale? Niente. Ti hanno il fatto che c'era l'aggettivo scuro, ok. Non ho capito se c'è... in teoria quando in questa modalità Rico Scuro, che vi ricordo che è in modalità Rico Scuro dopo aver fatto Tot Ferma Carta, e ritorna normale dopo essere stato colpito più volte... Non ho ancora capito cosa cambia. In teoria dovrebbe essere più potente, in teoria. Sapete che la difesa non la noto, sa perché. Ok, posto. Adesso, tutte le volte che faccio un duello vedo di considerare anche le carte alleato che mi arrivano in mano nel mentre che combatto, perché a quanto pare nel duello considerano il numero pure di quelle. Vai, c'è adesso anche altri due. Poi andiamo allo scontro boss, ragazzi. Ma vacca, ma andate a far culo con queste carte da 9. Mi sono giocata pure la carta di Topolevo per niente. Partiamo bene oggi, ragazzi, partiamo molto bene. Pensavo di essere potenziato abbastanza con... Niente, devo rifare tutto da capo. Allora, quanti erano? 4, 5, 4, ok. Pensavo che mi bastasse il livello 20, invece no, a quanto pare. Andatevi a quel paese. Comunque, ragazzi, mi sto sulle palle la carta di Malefica. Adesso tutte le volte non vedo l'ora di fare 5 attacchi, perché... E voi direte, Giada, ma perché non adesso non fai più attacchi ferma carta? Perché no, la gabbozzone del mazzo che sto fottuto gioco mi ha dato. Se faccio continuamente ferma carta, non... Se faccio continuamente ferma carta, ragazzi, non... Se faccio continuamente ferma carta, dopo un po' mi spesco tutte le carte. Oh... Porca va... Oh, raga, per colpibile solo con fuocare, Dio santo. Ma quando è che i pirati volano così in alto? Neanche con Sandra vanno così in alto. Sono partita proprio di merda oggi. Punto esperienza per favore, punto esperienza, punto esperienza. Oh. Le. Adesso quando sono in difficoltà, ragazzi, prima di combattere gli altri vedo di ritornare a salvare al salvataggio che ho messo qui a fianco, perché altrimenti devo rifare tutto da capo. Funziona così questo gioco. Non vedo l'ora, ragazzi, che nel mazzo mi mettano un tipo una carta che
Mi renda più veloce nel ripetermi del prima carta, perché c'erano. Ricordo. Solo che non mi ricordo quali carte nemico erano. C'è questo piccolo particolare, no? Posto. Aiutami, ho confuso un attimo. Volevo partire dalla carta di Topolino, mi ero dimenticata che si fa a sinistra con R1 e a destra con L1. Sì, non so perché funziona al contrario, stavo. Ok, mancano qua due persone addormentate. Posto. Vai ancora. Raga, sto attacco potente mi piace tantissimo perché fa danni a tutte le persone a terra. Ecco perché non sopporto quelli che volano. Già non mi facevano prima. Adesso questa modalità li odio ancora di più. Alimenta odio sta modalità. Posso. Oh no! Se l'ha fottuto quello Shadow! Vai, ma all'ultimo ancora. Che poi questo attacco qui non è che fa sempre fuori tutti quando colpisce, è che fa tot danni a tutti. Infatti io off-camera quando sono andata a salire di livello nella balea di Pinocchio, che era l'ultimo piano che avevamo fatto, intanto metto i punti attacco come ho detto, come ho promesso di fare oggi. Quando mettavo i punti attacco, infatti nella balea di PC, quando ero andata a salire di livello nella balea di Pinocchio, era successo che tipo un blu ciccio era sopravvissuto a un impulso, quindi. Allora, intanto dopo vediamo che l'uscita sarà di certo di qua, quindi questo sarà ovviamente il riposo dell'eroe di turno, perché ogni stanza all'uscita c'è una stanza chiamata riposo dell'eroe, quindi dopo devo aprire due stanze. Ok, perfetto. Bene. E già questo piano potremmo considerarlo completato, però non è mai detto l'ultima parola finché non siamo all'uscita, quindi finché non vediamo la porta dell'uscita questo piano non è completato, quindi andiamo ad affrontare la cosa più negativa che Riku si ricorda dell'isola che non c'è, ovvero Capitan Uncino, perché il boss è Capitan Uncino. Allora, vediamo un po'. Intanto da notare là in basso il numero dei colori, i numeri chiari delle carte, sta ad indicare che ho trovato carte di questi numeri qui che vedete colorati di bianco. Vuol dire che quindi ho una teca sospiata di 0, 1, 2, 3, 4, 8 e 9. Poi dopo qui ci sono ancora sempre i destini combinati. Poi dopo lì a sinistra vedete sempre i numeri in totale. Da fianco a teca sospiata vedete che ho ben 8 carte. Vabbè, direi di giocarmi una 0, dai. E una carta, e ovviamente la carta del principio. La chiave del principio, scusate il maestro. So già che dopo che saremo usciti da questo piano succederanno cose, io lo so perché è così in questi giochi. Intanto qui c'è il Capitan Uncino tutto gasato, pronto al duello. Allora, una cosa che mi... Ecco, adesso Capitan Uncino, dopo che mi ha fatto un po' di ferma carta, succede che le sue carte si sono trasformate tutte in zero. E questa cosa non è bella. No, comunque sì, versione oscura sono più forte. Ho stordito, ho stordito! È vero che stordisco anche la gente in questa modalità. Aiuto. Raga, però ancora un colpo e torno normale. Vai, con sto dito. Ok, perfetto. Ok, è stato più facile di quanto me lo ricordassi. Ok, perfetto. E ovviamente otteniamo la carta nemico di Capitan Uncino. C'ho un sorriso più modesto lui rispetto a solo quando otteniamo la carta nuova.
Allora, andiamo subito a vedere se me l'ha messa nel mazzo. Sì, me l'ha messa. In automatico mi mette le carte nel mazzo. Capitano Cielo cosa faceva? Lascia con un PV dopo un ultimo un colpo critico a patto di avere due o più PV in più. E dura solo tre utilizzi. Ok, è tipo ultima chance nel primo Kingdom Hearts, solamente che dura solamente tre volte. Ricordo che volevo metterla con Sora, solamente che poi avevo deciso di non metterla più e piuttosto di mettermi più carte possibile nel mazzo, di puntare, insomma, ho pensato a puntare ad altro per il mio mazzo e avevo capito che quello per la mia strategia magari non era strettamente necessario. Dai, mettiamo un buio quieto. E poi ragazzi, voglio farvi vedere una cosa. Qui sulle carte mappa, se andiamo, vi fanno vedere quante carte mappa ho in totale. Là in alto a sinistra, vedete, 88 su 99, significa che io posso portare 99 carte e ne ho già ben 88. Questo vuol dire che io off camera sono arrivata a prendere troppe carte mappa. No, era per dirvi che quando salgo di livello, ogni volta che combatti, finisco il combattimento, ti regalano una carta mappa, quindi... Mi è capitato chissà quante volte con Sora di raggiungere il limite massimo di carte mappa per Sora durante la modalità di Sora, quindi figuriamoci adesso. Questo per dire che probabilmente ragazzi non ci ritroveremo più la pecca del ti serve questa carta qui di questo certo numero e con molta probabilità avremo sempre già la carta nel mazzo. No, lo dico perché l'ultima volta, se vi ricordate, prima di fare lo scontro boss con il mostro nella balera di Pinocchio, avevamo dovuto andare a cercare una carta verde da 5 punti, mi pare, sì. E non ce l'avevamo già lì la carta mappa, quindi avevamo dovuto andare a cercarcela. Per fortuna avevo a disposizione una carta roulette, perché altrimenti... Vai, topolino! Che Topolino, vi ricordo, fa danni a tutti, stordisce, ti cura e ti dà anche un po' di carte. Fa quattro robe, Topolino. È l'unico alleato che abbiamo. Quindi ci sta che faccia tutte queste robe. Che poi è il re, vuoi che il re non abbia un attacco figo? Vabbè, troppo lento, immaginavo. Aia! Mi piace come... Aia. Cioè, non mi aveva preso, però ho dovuto comunque lasciarmi stordita perché una volta mi doveva colpire. Intanto guardate che stavo iniziando ad andare su vedendomi trasformata. E diceva aiuto! Allora, vai, mettiamo un altro buio dormiente, ma no, dai, teniamoci per un'altra volta. Mettiamo questo, quello con gli altri con carte deboli. Sì, questa modalità avrete notato che non c'ho molta voglia di fare dei combattimenti iper cazzuti perché, visto il mazzo che mi ritrovo costretto ad usare, visto che ho una gran pozione, voglio evitare il più possibile. Quando iniziano a darmi una o due gran pozioni nel mazzo che uso nei mondi, dei piani, magari lì potrei un attimo iniziare a chiudo un occhio sullo spreco di carte di attacchi combo, ecco, diciamola così. Ma adesso voglio vedere proprio di evitare di sottrarre il buio quieto per sbaglio, pensavo che fosse l'uscita. Guarda che il fulmine, se non lo blocco, mi prende sempre. Dai, vedete qui, bastardi. Sì, ragazzi, una cosa che ho notato è che quando sono in modalità oscura stordisco tutti. Vai. La porca basta! Con queste scivolatine che tiri, madonna che antipatici, mi stavano antipatici già dall'uno.
Madonna santa, guardate quanta poca vita c'ho. Adesso esco subito, via. Madonna santa, che rabbia. Via, lì, titi, cammina, cammina con... sembra che la muova anche piano la sciabola. Madonna, che rabbia. Ok, direi che se non succedono cose, possiamo vedere di arrivare all'entrata del quinto piano, chiamiamolo così perché mi oriento meglio. Se dico ottavo piano, poi dopo un po' mi confondo e mi dimentico quale piano effettivo è. Questo è il quarto piano. Eccoci qua. Di solito con Rico i filmati partono se salgo al piano successivo, vediamo. Sì. Ah, siamo tornati da nessuno. What's happening to Sora? Naminé's powers are being used to shuffle his memories as we Ah speak. sì, è vero, nel mentre che Rico sta salendo, c'è Sora ancora nel castello, è vero. Sora would be a valuable asset to the organization. But Marluxia and Loxine's actions, they leave me quite uneasy. And then there is Axel. Who knows what that one is thinking? Vexen should take care of this. His replica is soon to be completed. Eccolo. But Vexen despises Marluxia. Think of the mess it would make. So we must tell him. Isn't it better that Vexen clean up the mess than leave it to us? Cosa? Aspettate, ho perso un punto. Va bene, va bene, va bene. Comunque, dai ragazzi, comunque vi ricordo che se non vi ricordate com'era la storia, la modalità storia, c'erano Marluxia e Loxine che stavano complottando di rovesciare l'organizzazione col potere del Keyblade che aveva Sora. Quindi ricordo che era per questo che Marluxia aveva incaricato Namine di rendere Sora il suo burattino, appunto come ha detto Zexion adesso, rimescolandogli i ricordi in modo che lui dimenticasse completamente chi fosse e diventasse il loro burattino completo. Poi dopo avevo già detto che Namine si era pentita, eccetera, eccetera, e ora ci rimane ancora una carta mondo da giocarci. Non so perché, ma ho l'impressione che la prossima volta forse succederà di più rispetto a quello che è successo adesso. Quindi mi tengo pronta, ma intanto fermiamo l'episodio qui su questa schermata, cosa che non ho mai fatto. E nel prossimo vediamo di attraversare anche questo quinto piano. Mi fa stranissimo completare i piani in nemmeno un episodio, ma va bene. E nel prossimo vediamo di proseguire. Spero di riuscire ad andare avanti sempre in questi quattro episodi che registro oggi, perché ok che è bello andare avanti molto veloce, però il fatto che andiamo avanti molto veloce potrebbe penalizzarmi dal fatto del livello. Perché sì, potremmo andare molto veloce nei mondi, però il livello impiega la stessa velocità che aveva con Sora a salire. Quindi è come dire, noi andiamo iper veloci ma i livelli fanno fatica a starci dietro. Non vorrei arrivare entro i prossimi episodi che registro oggi ad avere un livello troppo basso. Quindi penso proprio che quando finirò di registrare salirò tantissimo di livello off-camera. Adesso devo pensare a quale limite mettermi. Comunque queste cose al momento non ci interessano. Ci interesseranno la prossima volta che registrerò, quindi domani. Intanto fermiamo l'episodio qua e vediamo nel prossimo dove arriviamo e cosa accadrà. Perché io questi gameplay sono per metà blind, sono blind soprattutto per i gameplay, perché ricordo tutti che alcuni filmati li ho visti, non tutti, però una buona parte li avevo visti. Questo ricordo di non averlo visto, quindi cioè per dire, vado pure là quando guardavo, ok vabbè, a parte. E a per dire, ricordo tutti che questo gameplay è blind solo esclusivamente per i gameplay, quasi esclusivamente per i gameplay, perché già per conto mio tempo fa mi ho visto due o tre cutscene di questo gioco. Ma a parte questo, non mi sono spoilerato il finale comunque della modalità storia di Riku. E a per dire, comunque, state tranquilli, quello non me lo sono spoilerata. So ovviamente come andrà a finire più o meno, ovviamente finirà con Riku che uscirà dal castello, però forse finirà. Adesso sto iniziando ad avere qualche dubbio. Comunque, fermiamo l'episodio e ripeto per l'ennesima volta. Vediamo cosa accadrà nel prossimo.